Benvenuti amici di Vino di Vino, quest'oggi torniamo a parlare di mosche, visto che è un argomento molto 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 sentito da voi. Abbiamo realizzato un video che ha fatto circa 80.000 visualizzazioni, magari ve lo linko qui in basso. Adesso, senza andare a fare invenzioni strane, cioè a mettere miele, malto, eccetera, eccetera, abbiamo acquistato su Amazon una trappola per mosche, una trappola professionale per mosche. L'abbiamo acquistata all'incirca sui 10-12 euro, l'abbiamo pagato a seconda dell'offerta, e qui in basso vi linkerò proprio il sito di Amazon, il link del sito di Amazon dove poter acquistare questa trappola. Però prima di poter acquistare andiamo a vedere se la trappola funziona, quindi ci vediamo subito dopo la nostra fantastica sigla e andiamo a testare la nostra trappola. Come potete vedere è arrivata stamattina, è ancora imballata, quindi adesso che andiamo a fare andiamo ad aprirla. Le istruzioni sono molto semplici, penso che siano scritte qui all'esterno della confezione. E una trappola naturale, non ha veleno, non ha sostanze tossiche, questo è importante sottolinearlo, perché sapete che noi di Vino di Vino ci teniamo molto all'agricoltura biologica e a non inquinare la terra in cui viviamo. Questa è una cosa importantissima. Qui dice sulla confezione che promette, insomma, di catturare fino a 12.000 mosche. È efficace contro l'80-90% delle mosche, me lo auguro. Insomma, protegge circa l'aperto una superficie di 30-50 metri quadri, quindi per il mio giardino è l'ideale. Qui ci sono le istruzioni, qui ci dice che per la cottura delle mosche è utilizzabile in giardini, orti, parchi, spazi all'aperto e aree verdi, quindi è un prodotto proprio professionale. Vediamo se sarà più efficace del prodotto artigianale che abbiamo fatto noi. Qui ci dice di svitare il contenitore, portare il volume dell'acqua fino a questa tacca qui, mettere la bustina, cioè una bustina all'interno, e poi posizionare all'altezza di 120-160 cm da terra. L'esca funziona grazie agli amminoacidi odorosi volatili emanati a seguito della fermentazione. Ecco, questo è il principio della trappola che abbiamo costruito artigianalmente, ovvero fermenta, produce amminoacidi, anidride carbonica, l'anidride carbonica attira l'odore, l'anidride carbonica e degli amminoacidi attirano le mosche entrano all'interno e restano intrappolate, quindi è praticamente quasi lo stesso principio. E insomma, non deve essere usare esclusivamente l'aperto, una temperatura ambientale non superiore ai 20 gradi, insomma, questo però in estate non è che è tanto conveniente. Continuare modo 2-3 giorni grazie alla fermentazione naturale, quindi ci dice che ci vogliono almeno 2-3 giorni per far sì che la trappola sia efficace. Quindi andiamola ad aprire, spero che possiate guardare. Qua c'è una specie di imbuto nel quale entreranno le mosche, qui c'è una fascetta, guardate, è una fascetta molto pratica per appendere la trappola, e qui c'è la nostra polverina magica senza antibiotici, l'abbiamo già ripetuto, senza prove che fanno male alla salute. Andiamo ad aprire la confezione, eccola qui, e la versiamo all'interno della nostra trappola. Eccola qui, versiamola tutta per bene, perché è importante. Adesso andiamo a riempire la trappola fino alla tacca indicata. Un barattolino per farlo con acqua fredda. Guardate,
cambia subito colore. Niente, un bel colore blu, devo dire. Blu cobalto. Perfetto, siamo arrivati alla tacca. A questo punto l'andrei a mescolare. Ecco qui. E adesso l'andiamo a posizionare in giardino. Andiamo insieme in giardino. Scusatemi, prima di posizionare vi faccio vedere come si chiude. Quindi si mette questo coperchio e dopo si mette questo blocco, eccolo qui, sopra. Poi ci vuole la fascetta, serve per appenderla, oppure potete usare anche uno spago, qualsiasi cosa. Eccoci qui, abbiamo montato la trappola utilizzando la fascetta ad un ramo e l'abbiamo messa in questa posizione. Scusate le foglie. L'abbiamo messa in questa posizione, adesso attendiamo che parta la fermentazione, che inizi a catturare un po' di mosche. Comunque ci vediamo tra circa un paio di giorni per vedere i risultati della nostra trappola. Non l'ho messa al sole, ma l'ho messa in un posto in ombra così non si surriscalda troppo. Qui la nostra trappola, sono passati circa 6-7 giorni, guardate, non so se riuscite a vedere, ha funzionato, è strapiena, guardate, piena di mosche, quindi la prova è superata. Adesso, come potete riutilizzarla, visto che il liquido non ce ne sarà più tra qualche giorno, tra 15-20 giorni, potete mettere all'interno della trappola un ad esempio potete mettere una testa di pesce, delle acciughe, se non vi fa schifo dalla cacca di cane, e avrà lo stesso potere attrattivo del liquido. Se vi è piaciuto il video mettete mi piace, andate e cliccate in basso qui per comprare, per acquistare la trappola. Se vi è piaciuto il video mettete mi piace e soprattutto iscrivetevi al nostro canale YouTube. Ciao amici!